Il 50% delle scuole del territorio salernitano partecipa ad otto monumento, unico esempio in Italia. L'Alfano I non poteva mancare. Qual è il monumento da voi adottato? Allora, noi adottiamo due monumenti, San Pietro a Corte, il complesso di San Pietro a Corte, sia di Foggeo che la Cappella Palatina, e poi il complesso di Santa Sofia. Con il duplice momento particolare, perché il liceo Alfano I non è solo un liceo linguistico, ma è un liceo coreutico musicale e scientifico, quindi una parte sarà dedicata anche ai ragazzi che si esibiranno sia a livello musicale che a livello danzante. I ragazzi che qui sono qui con me sono i ragazzi della quarta biennale linguistica, e quindi loro faranno le guide turistiche sia a Santa Sofia, al complesso di Santa Sofia, che al complesso di San Pietro a Corte, in un programma che è iniziato già dall'anno scorso di alternanza scuola-lavoro, che è la figura professionale della guida turistica. Ed è una bellissima esperienza che sto provando, perché si conoscono nuove persone e interagiamo con diverse persone di diversi paesi, quindi parliamo anche diverse lingue. Ecco, secondo te i salernitani conoscono abbastanza le ricchezze del territorio? No, secondo me no, ed è questa una buona occasione per far conoscere loro queste chiese, questi monumenti importanti. Stanno la novità è lì, dove tutte le scuole hanno prodotto un testo e disegno foto sul monumento che hanno in adozione. Stiamo creando una guida di Salerno con loro, questo è stato il primo esperimento, siamo molto contenti, è andata molto bene, per cui l'idea è quella di proseguire nei prossimi anni, anche perché l'ebook è uno strumento molto agevole, è possibile utilizzarlo e arricchirlo costantemente. Si possono aggiungere anche all'ultimo momento testi, per cui è molto più, diciamo, semplice, soprattutto per un prodotto di scuole, che i ragazzi hanno sempre dei ripensamenti, fino all'ultimo cambiamo questo, cambiamo quello. Allora, questo ce lo consente, per cui siamo molto contenti. Il 100% delle scuole salernitane partecipa. Quanti sono i monumenti adottati? Guarda Patrizia, tutti. Anzi, noi abbiamo i doppi turni sui monumenti di scuole di grado diverso che lo condividono, perché non abbiamo monumenti a sufficienza. Grazie. Francesco Patrono d'Italia, patrono dell'ecologia, questa manifestazione nasce in una chiesa francescana a tutela dell'ambiente. Certo, soprattutto con il motto, con Francesco, rispettiamo la natura e onoriamo la natura. E questo diventa per noi francescani non soltanto un monito, ma anche un messaggio da portare, perché attraverso questa manifestazione noi vogliamo soprattutto far capire ai cittadini di Salerno come dobbiamo abitare la città, come dobbiamo rispettare la città, rispettare la natura e rispettarci gli uni con gli altri, perché tante emergenze che ci sono intorno a noi sono emergenze soprattutto perché non ci rispettiamo. Francesco di Assisi invita veramente tutti quanti noi a rispettare la natura, ad amarla, chiamando tutti fratelli e sorelle, ma soprattutto rispettare noi stessi e le persone che sono vicine, volendo realmente fare di tutta la nostra città, di Salerno e altrove, un luogo dove abitare e dove tutti possono trovare conforto e fraternità, nel nome di Francesco.